Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di TRM H24. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concluso la tre giorni del G7 in Puglia ripercorrendo i temi principali affrontati nel vertice. Ascoltiamo. Sono grata ai pugliesi, sono grata alle istituzioni locali, ci hanno accolto in un modo straordinario, spero che anche questo grazie a questo vertice, insomma, questa terra meravigliosa possa essere ancora più riconosciuta, apprezzata, conosciuta, amata a livello mondiale come merita di essere. La Premier Giorgia Meloni inizia così con un elenco di ringraziamenti la conferenza finale del G7 di Borgo Egnazia. Tre giornate intense che hanno trasformato la Puglia nell'ombelico del mondo, perché proprio qui, tra le distese di ulivi e il mare cristallino, i sette grandi della terra hanno progettato un futuro per l'umanità, toccando grandi temi, a partire dal rilancio dell'Africa fino alla costruzione di un mercato di concorrenza leale con la Cina, ma anche e soprattutto costruire ponti di pace tra gli stati in conflitto. Poi sulla tratta dei migranti, particolare attenzione fino ad arrivare all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E proprio la sessione sull'intelligenza artificiale ha visto la partecipazione di Papa Bergoglio, che ha esortato a lavorare per la pace. Come sapete, una parte altrettanto significativa dei nostri lavori ha riguardato la questione dell'intelligenza artificiale. Il nostro obiettivo è garantire che questa nuova tecnologia, nel momento in cui la sviluppiamo, rimanga in ogni caso controllata dall'uomo, abbia l'uomo, mantenga l'uomo come suo ultimo fine. Su questo chiaramente il Santo Padre ha dato un suo contributo straordinario, anche morale, dando però concretezza al concetto che era stato promosso proprio dalla Santa Sede di algoretica. Una conferenza che si è conclusa così come è iniziata. Ancora una volta elogio a tutta la Puglia. Vedere i grandi del mondo che parlano sui temi globali, sulle sfide globali, farlo in un borgo, ricordarci che noi non siamo in grado di affrontare quelle sfide se non partiamo dalla nostra identità. Penso che il messaggio sia arrivato forte e chiaro, e penso che diversi dei leader che sono venuti qui a trovarci torneranno presto a fare le loro vacanze da queste parti. Cambiamo argomento, mancano 8 giorni al ballottaggio per decidere chi sarà il prossimo primo cittadino di Potenza. Noi abbiamo intervistato i due candidati, Francesco Fanelli e Vincenzo Telesca. Francesco Fanelli o Vincenzo Telesca, uno di loro due, sarà il prossimo sindaco di Potenza dopo il ballottaggio che si terrà i prossimi 23 e 24 giugno. E questo l'esito del primo turno che ha visto il candidato della coalizione di centrodestra Fanelli, sostenuto da 7 liste, raggiungere il 40,6% del consenso e Telesca, con 5 liste a supporto della sua candidatura, il 32,4%. Fanelli fa leva sulla compattezza della coalizione. Certo, siamo compatti, uniti dal primo momento, stiamo continuando a girare la città, incontrando tantissimi cittadini, tantissimo affetto, registriamo, cresce l'entusiasmo attorno al nostro progetto che vuole rilanciare la città di Potenza, una città di servizi, punto di riferimento dell'intera regione che vuole essere sempre più attrattiva. Così si prepara invece Telesca al ballottaggio. Arriviamo in una situazione di grande attenzione per la città, sicuramente di felicità per il risultato raggiunto nella prima fase di questa competizione elettorale. Stiamo continuando a trattare i temi trattati già in campagna elettorale, di coinvolgere la cittadinanza, specialmente per far comprendere che cosa vogliamo fare per il futuro. Il nostro interesse è il futuro di questa città. Perché i potentini dovrebbero scegliere lei? Devono scegliere me perché sono una persona che può dare quella capacità politico-amministrativa che serve a questa città per reperire risorse, perché ci sono tanti progetti da portare avanti, perché noi siamo persone libere e ci rivolgiamo ai cittadini di Potenza, quelli liberi. È perché Guarente ha fallito e non può essere la sostituzione di Guarente con altro esponente della Lega Nord a poter gestire questa città di Potenza. È sotto gli occhi di tutti il disastro che c'è stato, la mancanza di attenzione per il centro storico, ma anche allo stesso modo per le contrade. A poco più di una settimana dal decisivo ballottaggio per le amministrative baresi, il candidato sindaco Vito Leccese si è concesso una passeggiata sulla passerella del Lido San Francesco di Bari per incontrare gli elettori e godersi un po' di sole nel giorno del suo onomastico.
una passeggiata tra i bagnanti per salutare vecchi amici e godersi un po' di sole. È stata una mattinata diversa dal solito, quella vissuta dal candidato sindaco di Bari per il Partito Democratico Vito Leccese, che a poco più di una settimana dal ballottaggio decisivo che lo vedrà confrontarsi con il candidato sindaco del centrodestra Fabio Romito il 23 e il 24 giugno prossimi, si è concesso una piacevole passeggiata sulla passerella del Lido San Francesco di Bari, senza nascondere un velato ottimismo, derivante anche dal 48% dei consensi ottenuto nella prima tornata elettorale. Sì, siamo alle battute finali, ovviamente come ho detto dobbiamo ripercorrere strada per strada, piazza per piazza, rincontrare tutti i cittadini, tutti coloro che ci hanno sostenuto al primo turno per invitarli a votare al secondo turno e magari anche raccogliere qualche consenso in più. Vito Leccese, che ha celebrato in spiaggia il giorno del suo onomastico, ha anche ribadito e confermato la rinnovata alleanza con Michele Laforgia, che dopo aver ottenuto il 21% dei consensi al primo turno, dovrebbe far convergere al ballottaggio i suoi voti proprio nella lista di Leccese. Sì, beh, il lavoro è stato già avviato ed è un lavoro programmatico. È stato istituito un gruppo di lavoro che farà sintesi delle due proposte programmatiche e ci prepariamo già al governo della città. Tra una camminata sulla passerella, qualche saluto e tanti incoraggiamenti ricevuti da parte di alcuni suoi sostenitori, Vito Leccese ha anche ribadito quale sarebbe il primo punto da affrontare nel caso in cui dovesse essere eletto come nuovo sindaco della città di Bari. Partiamo certamente dall'emergenza casa, che è, diciamo, la prima emergenza che dovremo affrontare. Il candidato del centrodestra alla carica di sindaco di Bari, Fabio Romito, ha visitato il mercato manifattura tabacchi del quartiere Libertà, degrado, sporcizia, incuria, risultato di 20 anni di centrosinistra, le sue parole affidate ai social. Sentiamo. Si accende la sfida a distanza tra Vito Leccese e Fabio Romito in vista del ballottaggio decisivo per l'elezione del nuovo sindaco di Bari in programma il 23 e 24 giugno. Alla passeggiata lungo la passerella del Lido San Francesco del candidato Dem Vito Leccese in occasione del proprio onomastico, il rivale del centrodestra Fabio Romito, in visita al mercato manifattura dei tabacchi in pieno quartiere Libertà, ha risposto con ben altri toni. Degrado, sporcizia, incuria sono le parole utilizzate da Romito per convincere gli aventi diritto del capoluogo pugliese a non votare l'avversario. Mercato manifattura dei tabacchi in via Nicolai, siamo nel cuore della Libertà. Dovrei dirvi soltanto una cosa: se avete il coraggio, rivotateli. Lo schifo che c'è in questo posto è qualcosa di indescrivibile. Io ho difficoltà anche a parlare per la puzza che si genera dagli escrementi umani, dal degrado, dalla sporcizia, dall'incuria. Una situazione da terzo mondo, indecente per gli operatori mercatali e per i cittadini. Questo è il risultato di 20 anni di centrosinistra, il messaggio di Romito rivolto agli elettori sui social. A margine del video, il candidato sindaco del centrodestra usa parole ancora più dure. E qui ci sono persone che lavorano da 20 anni, da 30 anni con le loro botteghe. Ci sono cittadini che vengono a fare la spesa e hanno il coraggio di continuare a chiedere il voto dopo lo schifo che hanno combinato in questi ultimi 20 anni. Questo luogo è un monumento del degrado dell'amministrazione di centrosinistra. Vergognatevi, non ci sono altre parole, vergognatevi. Cambiamo argomento. Presentato a Matera le vie dell'acqua, progetto nell'ambito dell'avviso pubblico sulla misura regionale denominata EPOS Ricucitura del Territorio 2023. Nella sala Nelson Mandela del Comune di Matera ha presentato il progetto Le Vie dell'Acqua, iniziativa al centro del percorso di fruizione turistica e culturale, in cui il sistema delle antiche cisterne di raccolta delle acque, il torrente Gravina che separa e nello stesso tempo unisce i rioni Sassi al Parco della Murgia, i parchi urbani e i luoghi dove valorizzare gli antichi saperi del territorio. Un'iniziativa dei centri di educazione ambientale, la Lega Navale Italiana Matera Magna Grecia e il Carrubo, in partenariato con il Comune di Matera, il Parco della Murgia Materana, il Liceo Scientifico Dante Alighieri e l'Istituto Comprensivo Semeria della Città dei Sassi. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Basilicata. Il programma già operativo prevede visite guidate, laboratori e informazioni sulle risorse del territorio. È un collegamento dal centro storico, quindi dal castello, al parco attraversando i Sassi. Sì, nella nostra fattispecie il Carrubo ha realizzato all'interno della propria struttura un giardino del vicinato
abbiamo ripreso quello che una volta erano l'utilizzo degli spazi all'interno dei sassi. La novità è che il nostro giardino parlerà, quindi le nostre piante saranno munite di un QR code dove ogni persona che arriva potrà vedere e sentire come vengono utilizzate queste piante nel territorio. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere tramite queste vie d'acqua, prima o poi dobbiamo raggiungere il mare, e quindi la stagione si avvicina e prossimamente ci trasferiamo sul litorale della Magna Grecia. Sono lieto di essere comunque da ospite a Matera, sono diventato quasi un cittadino di Matera con questa bella associazione per la quale, ripeto, ne andiamo molto fieri e orgogliosi. Inizieranno da quello che si vede nella cartina, dai parchi che ci stanno dentro la città di Matera, e questo sarà un'unione con il parco del Materano. Seconda giornata del capitolo delle stuoie a Taranto, tra dialogo e testimonianze di speranza e solidarietà. A Taranto la seconda giornata del capitolo delle stuoie si è aperta con una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di figure di rilievo nel panorama religioso e sociale internazionale. Tra i relatori padre Francesco Patton, custode di Terra Santa, suor Miriam Oyazo, missionaria in Turchia, e Luca Casarini, responsabile di Mediterranean Saving Humans. Padre Francesco, riguardo la crisi di Gaza, attualmente ci sono delle prospettive di pace e di dialogo? Di fatto sono diversi mesi che la comunità internazionale tenta di mediare e di spingere verso soluzioni, prima di tregua, scambio, liberazione degli ostaggi, scambio di prigionieri, però si vede che c'è molta difficoltà ad andare in questa direzione, perché evidentemente sia da parte di chi detiene il potere in Hamas, sia da parte dell'attuale governo israeliano, non c'è molta volontà di arrivare a una soluzione pacifica, quanto piuttosto di arrivare a una soluzione militare, quindi arrivare non a firmare una pace, ma arrivare a dichiarare una vittoria. Allora, quando non c'è una intenzione seria di arrivare anche a siglare una pace, gli stessi sforzi della comunità internazionale rischiano di essere frustrati. Mediterranea gestisce, un'associazione italiana che gestisce una nave del soccorso civile che appartiene alla flotta civile europea ma ha la bandiera italiana. Noi andiamo in mare perché ci sono moltissime persone, donne, uomini e bambini, che vengono dalla sponda sud del Mediterraneo in barconi, in situazioni precarie, tentando di raggiungere le nostre coste, che perdono la vita. Noi interveniamo perché deve finire questa storia che il Mediterraneo è un cimitero senza croci per un sacco di povera gente, perché il tema fondamentale è questo: sono poveri e per quello poi vengono lasciati anche morire o in quelle condizioni. Sono anche vittime del traffico di esseri umani, ma questo dipende dal fatto che non hanno altro modo per raggiungere le nostre coste. Noi ci opponiamo alla logica del respingimento e dell'omissione di soccorso. Noi siamo in mare per questo. Luca, ti definisci un disobbediente? In caso affermativo, quanto è importante essere disobbedienti? Facciamola breve. Secondo me è giusto disobbedire a ciò che è ingiusto e obbedire a quello che è giusto. Questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.